di Salute che Cambia, siamo in compagnia con il professor Francesco Bottaccioli, laureato in filosofia e storia della scienza, in neuroscienza cognitiva, in psicologia, docente in master di secondo livello post laurea in diverse università italiane, tra cui L'Aquila e Torino, giornalista, professionista e scrittore. Fondatore e presidente della Società Italiana di Psiconeuroendocrino Immunologia. Dieci Bravissimo. Allora, Sì. professore, che cos'è questa psiconeuroendocrino immunologia? È una parola È una molto parola. complessa, molto difficile anche da pronunciare. In realtà è una parola che descrive un fenomeno che tutti conoscono, e cioè il fatto che quello che accade nella testa di una persona ha delle conseguenze, ha degli effetti sull'organismo di questa persona. Al tempo stesso, quello che accade nell'organismo di una persona ha delle conseguenze sulla psiche di questa persona. E quindi, in termini più tecnici, possiamo dire che la psiconeuroendocrinologia è lo studio delle relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici. Bidirezionali vuol dire che la psiche influenza i sistemi biologici, segnatamente il sistema immunitario, il sistema nervoso, il sistema endocrino, i sistemi metabolici, e però al tempo stesso i sistemi biologici hanno delle influenze significative sulla psiche. Questo cambia radicalmente il modo di vedere, il modo scientifico di vedere il funzionamento dell'organismo umano in salute e in malattia, e quindi consente di riconnetterci ad una visione antica della medicina, della filosofia antica, che ha sempre visto l'essere umano come un intero, e quindi individuo, che vuol dire non divisibile. Ecco, vederlo intero, nell'antichità i medici e i filosofi lo facevano con i loro strumenti che non erano scientifici. Noi oggi possiamo farlo con la scienza. Quindi diciamo che siamo in un momento di rivoluzione scientifica, la possiamo chiamare così? Esatto. È un momento di rivoluzione scientifica, e se vogliamo usare le categorie di un grande filosofo della scienza del Novecento come Thomas Kuhn, siamo in un momento di rivoluzione paradigmatica. Paradigmatica vuol dire che la visione che gli scienziati, nella fattispecie gli scienziati che si occupano dello studio dell'organismo umano, e quindi i medici, gli psicologi, i biologi, gli scienziati, quindi biomedici e psicologi, in questo momento sono in grado di conoscere il funzionamento dell'organismo umano in modo sistemico. Sistemico vuol dire che, a differenza dell'attuale paradigma dominante, quello che orienta la pratica medica, la pratica psicologica, che è un paradigma riduzionista. Riduzionista vuol dire che innanzitutto l'organismo umano viene visto a pezzi, quindi la testa è separata dal resto del corpo, e questi due grandi comparti sono appannaggio di figure professionali distinte, e quindi le scienze psi e le professioni psi si occupano della testa, e le scienze e le professioni biomediche si occupano del resto del corpo. Quindi il nostro paradigma attuale vede l'organismo a pezzi, quindi è un paradigma dualista, nel senso che vede l'organismo non intero, ma in modo duale, la mente separata dal corpo. Riduzionista, perché, su questo voglio spiegarmi bene, perché se ci ascolta anche qualche ricercatore, qualche biologo molecolare, magari l'obiezione può essere: vabbè,
come facciamo a non essere riduzionisti se vogliamo studiare la dimensione cellulare, la dimensione molecolare, la dimensione genetica? Necessariamente devo ridurre la complessità e studiare il molto piccolo. Semplificare. Semplificare. Ecco, tutto questo non è in discussione. Cioè non è in discussione il fatto che il ricercatore molecolare, di biologia molecolare o genetista debba e possa e debba sempre più conoscere meglio il molto piccolo, il funzionamento molecolare e microscopico. In discussione è un altro principio, che è un principio d'ordine filosofico, quindi paradigmatico. In discussione è il fatto che la nostra scienza pretende di ridurre la complessità di un fenomeno, la malattia, per esempio la depressione, per esempio la schizofrenia, per esempio una malattia autoimmune, la sclerosi multipla o altro, a un determinante semplice. Questo è l'errore. Quindi la molecola, la depressione, secondo questo paradigma, è il risultato della carenza di una molecola, la serotonina, e così via. La schizofrenia è il risultato di un'alterazione di un gene, eccetera. Ecco, questo è l'errore filosofico, paradigmatico, riduzionista, cioè la presunzione di conoscere dei fenomeni complessi, posso dire, vedendolo dal buco della serratura di una piccola entità, di una molecola. Questo è l'errore. Invece oggi è possibile, con la psiconeuroendocrinologia, vedere l'intero e quindi avere una visione sistemica che contempla anche il funzionamento molecolare. Le voglio fare un esempio per far capire meglio questo concetto del cambio di paradigma. Allora, c'è una parte fondamentale della storia della scienza che va dalla seconda metà dell'Ottocento praticamente fino ad oggi, in cui l'idea principale era: le malattie sono il risultato dell'azione di microbi. È il cosiddetto paradigma microbico. Da Pasteur, Koch in avanti, l'idea è: le malattie sono causate da agenti esterni, invisibili ad occhio nudo, visibili con il microscopio. Compito della medicina è individuare questi agenti eziologici e costruire quelle che hanno chiamato pallottole magiche che distruggono questi agenti microbici. Questo paradigma ha orientato la ricerca e la pratica medica fino adesso, ok? Adesso noi sappiamo in realtà che noi ospitiamo una quantità enorme di microbi, che addirittura il numero di questi microbi è superiore al numero delle nostre cellule. E non solo, abbiamo anche concluso che non sempre vanno ammazzati i microbi, anzi qualche volta e più delle volte vanno allevati, al punto che noi per curare delle malattie assumiamo dei microbi. Quindi, come lei vede, abbiamo un cambiamento di paradigma. I microbi non sono più i nemici in assoluto, i microbi possono essere anche allevati, anzi l'allevamento dei microbi, il cosiddetto microbioma o microbiota, è a fondamento della salute e può essere utilissimo per risolvere alcune malattie. I microbi però rimangono, cioè voglio dire, lo studio molecolare del microbo è essenziale sia per studiare il microbiota, sia per studiare eventualmente il microbo patogeno che va liquidato. Quindi il cambiamento di paradigma, con una metafora, potremmo dire che è un cambiamento di occhiali, di lenti. Il ricercatore e il professionista fino ad ora ha usato un paio di occhiali riduzionisti, ha visto solo il molto piccolo. Adesso può inforcare un paio di occhiali sistemici che gli fanno vedere sia l'intero che il molto piccolo. Ecco, questo è il cambiamento paradigmatico della psiconeuroendocrinologia, che quindi da questo punto di vista è una rivoluzione, che quindi cambia
la visione della salute e della malattia, però al tempo stesso è anche una conservazione dei dati di conoscenza acquisiti. Quindi non è, come dire, noi facciamo piazza pulita del passato, anzi, vogliamo che ci sia un incremento delle conoscenze molecolari, perché la psiconeuroendocrinologia nasce proprio da questo paradigma sistemico. Io uso spesso questa metafora, è un paradigma sistemico a base molecolare. Questo vuol dire che noi studiamo sia le molecole, ma poi come queste molecole funzionano dentro i sistemi e dentro l'organismo intero. Grazie. Facciamo un esempio, come in un modello sistemico un protagonista può avere diverse funzioni e interfacciarsi con diversi settori, appunto, per far capire poi l'interdipendenza di ogni e l'indivisibilità rispetto al sistema con cui si relaziona, di una molecola, una cellula. Esatto. Allora, qui possiamo fare vari esempi. Esempi molecolari, esempi più di terapia, di diagnosi di terapia. Dal punto di vista molecolare, l'esempio più classico e clamoroso è la famosa serotonina. La serotonina l'abbiamo conosciuta tutti perché a partire dagli anni 80 ci hanno detto: guardate che questa è la causa della depressione, il suo deficit è la causa della depressione. Vi ricordate, le persone più grandi si ricorderanno, è stata una campagna martellante in cui il messaggio era molto semplice: la depressione è come il diabete. Il diabete è il risultato di una carenza di insulina, per questo il medico dà l'insulina per curare il diabete, la depressione è una carenza di serotonina, per questo il medico deve dare un farmaco che potenzia la disponibilità di serotonina. Questo è stato il messaggio forte, potente, che ha coinvolto i cittadini che si sono convinti che questa fosse davvero la soluzione ai loro problemi, gli operatori, i medici, non solo gli psichiatri, perché la cosa interessante è che questo messaggio così semplice ha coinvolto i medici in generale, e anzi i medici di base sono stati incentivati a prescrivere loro farmaci antidepressivi, facendo un'operazione anche, insomma, molto discutibile, perché la depressione fino a prova contraria è un disordine psichiatrico che richiederebbe quantomeno nella fase diagnostica almeno lo specialista, lo psichiatra, lo psicologo clinico, no? Che dovrebbero essere due figure, diciamo, anche, diciamo, deputate sia per scienza che per legge a fare una diagnosi. Il messaggio è stato: prescrivete antidepressivi. E sono stati prescritti antidepressivi a iosa, con effetti per lo più negativi, perché lì per lì le persone, una parte delle persone depresse, sono state meglio, però nel giro di alcuni mesi, dopo, quando sembrava che la cosa fosse più o meno risolta, una parte importante di queste persone che hanno curato la depressione solo con antidepressivi sono ricadute nella depressione. E questo, e in più questi farmaci non è che sono acqua fresca, hanno effetti secondari noti, in alcuni soggetti anche importanti, significativi. Quindi è stato un mezzo disastro questo messaggio semplice che è partito da una molecola. E l'errore è stato multiplo, perché da un lato, per esempio, questa molecola non svolge solo una funzione a livello centrale cerebrale, per esempio è diventato ormai chiaro che questa molecola svolge funzione anche a livello intestinale. Non a caso uno degli effetti secondari della terapia serotoninergica antidepressiva sono i disturbi gastrointestinali, perché il 95% della serotonina prodotta è prodotta dal cosiddetto secondo cervello, cioè dal sistema nervoso enterico. E allora l'idea di
dare un farmaco che potenzia la serotonina nel cervello non teneva conto del fatto che la serotonina poi viene prodotta anche a livello intestinale e che quindi dando questo farmaco avevi comunque effetti che andavano al di là del cervello. La serotonina interviene anche nella regolazione dell'emostasi del sangue, quindi la serotonina, un eccesso di serotonina può avere delle conseguenze anche negative, rendendo il sangue, no, più denso, fibrotico, protrombotico, ecco. Quindi, perché la serotonina viene usata dalle piastrine come meccanismo emostatico. La serotonina interviene anche nella regolazione dell'equilibrio dei gas del sangue. Insomma, ridurre una molecola ad una funzione è un errore. E pensare di avere un solo target per curare una patologia complessa come la depressione, che adesso vedremo meglio, è stato un fallimento sostanzialmente. Questo fallimento ormai è riconosciuto, nel senso che nella letteratura scientifica internazionale ormai è chiaro che curare la depressione solo con i farmaci antidepressivi dà dei risultati modesti. L'altro è in aumento, la depressione è in aumento, la depressione ed in aumento. È la malattia più invalidante del mondo, esatto, quindi in realtà esatto. Bisognerebbe attivarsi per integrare altro. Esatto, e questo è il punto. Allora, come facciamo ad avere un'efficacia terapeutica appunto nei confronti di questo che, come lei diceva giustamente, non è un disturbo qualsiasi? Dice, sai, è un problema della mente, sei un po' depresso. No, è un disturbo serio. È un disturbo serio perché, come ricordava, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che è in grande crescita e che sta diventando la seconda patologia che produce disabilità a livello mondiale. Quindi è un problema grave, è un problema serio, è un problema in crescita. Solo la farmacologia fa poche cose. Review sistematiche, meta-analisi serie pubblicate, ormai assolutamente convalidate, ci dicono che nella gran parte dei disturbi depressivi l'uso del farmaco ha un effetto che è scarsamente distinguibile dal placebo. Quindi nella gran parte dei casi il farmaco funziona come placebo. Solo nelle depressioni, ma proprio più gravi, quindi usando la scala Hamilton, che è una delle scale di misurazione della gravità della patologia, solo con uno score, con un punteggio molto alto, ci danno dei risultati superiori al placebo. Allora, prima conclusione, usare solo il farmaco non è scientificamente fondato. È una pratica scientificamente infondata. Secondo aspetto, noi sappiamo ormai anche qui da letteratura abbondante che la psicoterapia ha degli effetti positivi nella cura della depressione e che nel medio-lungo periodo la psicoterapia, soprattutto se abbinata anche ad altre tecniche per la mente come la meditazione, quindi la gestione dello stress, sono tecniche e procedure che nel medio-lungo periodo sono più efficaci della farmacoterapia. Quindi secondo elemento importante. Terzo elemento, e qui entra in campo appunto la ricerca scientifica più innovativa. Noi sappiamo che, come dicevamo all'inizio, la nostra mente è influenzata non solo dalle relazioni, quindi i soliti problemi che ognuno di noi ha, le relazioni familiari, con il partner, con i figli, con il datore di lavoro, eccetera, sono le fonti principali di stress, no? E quindi da qui, se non vengono gestiti, può insorgere anche in alcuni soggetti una sintomatologia depressiva. Questi disturbi e questa sintomatologia
può avere però anche altre origini. Quindi accanto alla dimensione relazionale, sì, chiamiamola sociale, così, sociale, culturale, la vita affettiva, ci sono altre fonti di disorganizzazione dell'equilibrio mentale di ognuno di noi. E queste fonti sono anche di natura endogena, biologica. Mi spiego meglio. Noi sappiamo ormai che un'alimentazione infiammatoria, proprio usando il paradigma della psiconeuroendocrinologia, cioè dei collegamenti tra sistemi, noi sappiamo che un'alimentazione infiammatoria, che vuol dire mangiare soprattutto la prevalenza di carne rossa, di insaccati, di formaggi, zuccheri, mangiare in eccesso, quindi quantità caloriche esagerate, poi sedentarietà, quindi alimentazione infiammatoria e sedentarietà inducono segnalazione infiammatoria, cioè dai nostri sistemi immunitari, metabolici, eccetera, partono segnali infiammatori, citochine ed altre molecole che arrivano a livello cerebrale e quindi contribuiscono. Il sistema immunitario che entra, passa la barriera ematoencefalica ed entra. Esatto, ed entra ed influenza il nostro cervello, come modificando i neurotrasmettitori e quindi magari contribuendo e aggravando quella condizione relazionale squilibrata che abbiamo descritto prima. Quindi fenomeni di natura biologica, di natura psicologica possono sommarsi, anzi diventare sinergici e produrre appunto effetti depressivi. Una cosa che poi non si dimentica sempre quando si parla di disturbi depressivi o in generale di disturbi psicologici, che conta molto anche la condizione di salute della persona. Cioè, voglio dire, se una persona ha una malattia biologica X di carattere infiammatorio, per esempio una persona ha un'artrite reumatoide, ha un diabete di primo tipo, ha una sclerosi multipla, ha una malattia infiammatoria intestinale, quella condizione biologica appunto rilascia, produce infiammazione, rilascia citochine e vanno a livello centrale. Un altro elemento importante che si dimentica sempre, che anche gli psicologi e gli psichiatri dimenticano, la dimensione fisica, cioè se una persona è in forte sovrappeso o è obesa, noi sappiamo ormai con certezza che dal tessuto adiposo vengono rilasciate citochine, chemochine, ormoni, che complessivamente si chiamano adipochine, che vanno anche loro a influenzare. Quindi l'essere umano va preso intero. Questo che vuol dire? Non vuol dire che dobbiamo avere un operatore che sa tutto questo. Vuol dire però che l'operatore specialista, nella fattispecie stiamo parlando di depressione, sarà un operatore uno psicologo o uno psichiatra, no? Quindi l'operatore specializzato in quei disturbi ovviamente continuerà a fare il suo lavoro specifico. Però se ha in testa questo quadro che io ho sommariamente descritto, ce l'ha nella sua, intanto nell'anamnesi, quindi nel racconto che prende dal paziente, e non fa solo domande relative ai problemi relazionali del paziente, passati o presenti, ma cerca di inquadrare complessivamente le caratteristiche del paziente, intanto ha una visione più completa del disturbo, riesce a capire anche quali possono essere le fonti, non semplicemente psicologico e relazionali, ma anche biologiche, e a quel punto, primo, può dare intanto dei buoni consigli di carattere generale al paziente relativamente all'attività fisica, all'alimentazione, cioè. E poi se individua davvero un problema importante,
un necessario cambiamento anche nei comportamenti alimentari eccetera del paziente, consiglia al paziente un collega nutrizionista o esperto appunto in altre discipline che può collaborare alla gestione di questo paziente. Cioè questa è quella che noi chiamiamo nemmeno medicina integrata, che chiamiamo cura integrata, perché non c'è solo il medico, ci sono un insieme di figure. Pensi a quello che può fare, ormai è sempre più chiaro, a quello che può fare non solo un insegnante di meditazione, ma anche un fisioterapista, un osteopata, che quindi lavora sul corpo, sull'aspetto meccanico, no? dell'organismo energetico, meccanico. Ecco, come questo operatore, se è dentro questo quadro, nuovo quadro interpretativo, questo paradigma della psico-neuroendocrinologia, continuerà a svolgere il suo lavoro, che è quello di manipolazione del corpo, così come l'insegnante di meditazione farà il suo lavoro, lo psicologo, lo psicoterapeuta farà il suo lavoro, il medico internista farà il suo lavoro, però tutti condivideranno lo stesso modello e collaboreranno perché riusciranno a parlarsi. Adesso gli specialisti non si parlano, ma non si parlano solo perché sono maleducati, non si parlano perché non hanno la stessa lingua. Non riescono a comunicare perché l'iperspecializzazione impedisce, proprio sono degli idiomi. Se un medico di base ascolta un immunologo, pensa che parla arabo. E così se un immunologo ascolta uno psicologo, non riesce nemmeno a capire quali sono le categorie che vengono messe in campo. Invece dovremmo costruire una lingua unitaria, scientifica ovviamente, poi ognuno farà il suo lavoro, però insomma con maggiore cognizione di causa e con maggiore efficacia. Però sembra che anche nella formazione, ad esempio il neurologo non integra le nuove scoperte, oppure l'immunologo non integra l'alimentazione, a livello proprio di formazione sembra che manca un po' questa... Ha perfettamente ragione, ci sono solo dei singoli operatori o dei ricercatori, certo, che hanno capito, che sono sempre di più, che fanno parte anche della nostra società, certo, scientifica, e che quindi diciamo contribuiscono alla definizione del nostro paradigma, che capiscono la necessità di integrare. Posso fare proprio alcuni esempi anche veramente semplici, però molto efficaci. Lei parlava del neurologo, no? Neurologo vecchia maniera è proprio, non voglio offendere nessuno, però è una cosa archeologica. Sì, ecco, non hanno successi da decenni. Archeologica. No? Rimangono tutte incurabili, esatto, e in aumento, esatto, quindi qualcosa, esatto, non si è capito. Esatto. Ci sono però appunto specialisti in neurologia che cominciano a comprendere che le demenze, il Parkinson, la cefalea, per dire insomma alcune dei grandi gruppi di patologie che vanno dal neurologo, no? Cominciano a capire che anche queste patologie hanno bisogno di un trattamento integrato, di un inquadramento integrato, come descrivevo prima, e di un trattamento integrato. Ad esempio, ormai ci sono sempre più evidenze, per fare solo degli esempi, che per alcune patologie neurologiche importanti, come le demenze di varia natura, dall'Alzheimer alle vascolari ad altre, Parkinson o nelle cefalee, è molto importante l'alimentazione, ma non semplicemente come prevenzione. Prevenzione, ok, importantissima, ma anche come strumento terapeutico. Cominciamo ad esempio ad avere sempre più specialisti in neurologia che hanno capito per esempio che è fondamentale un certo tipo di dieta
adesso gliela racconto in 5 secondi, ma è veramente istruttiva. È una dieta che si chiama chetogenica, che è una dieta apparentemente paradossale, perché è una dieta che utilizza largamente cibi ad alto contenuto di grasso, che producono corpi chetonici, che hanno un meccanismo cerebrale importante. Bene, questa dieta, che è stata riscoperta adesso, diciamo, è una dieta che tutti coloro che, specialisti che curavano l'epilessia, prima dell'introduzione dei farmaci antiepilettici, veniva usata normalmente. Ed era una dieta efficace nell'epilessia, nel senso che riduceva il numero degli attacchi, riduceva l'acuzia, insomma, aveva la sua evidenza. Con la comparsa dei farmaci antiepilettici è stata dimenticata, abbandonata. Diciamo, ha resistito questa pratica solo in alcune strutture di ricerca e di molto importanti dal punto di vista clinico. Una di queste è stata il Dipartimento di Neurologia della Johns Hopkins University degli Stati Uniti. In questo dipartimento i neurologi hanno proseguito ad usare questa terapia antica e hanno cominciato a documentare risultati scientifici importanti con gli strumenti della scienza, studi controllati, randomizzati, no? E hanno visto che addirittura in pazienti resistenti ai farmaci, quindi pazienti con epilessia non trattabile, no, diciamo, in questi pazienti l'intervento della dieta chetogenica aveva dei successi insperati proprio. Da questo centro, che è uno dei pochi centri che ha tenuto viva questa pratica terapeutica, ha cominciato a diffondersi su scala internazionale tramite libri, pubblicazioni su riviste ad alto impatto, Lancet, New England e altre riviste mediche molto importanti. Ecco, sta arrivando anche in Italia. Gruppi di neurologi dice, ma cominciamo ad usarla anche noi, cominciano a uscire libri, non solo in lingua inglese, ma anche in italiano. Ecco, questo per dire che c'è questa spinta al cambiamento, è una spinta che, come lei giustamente diceva, avrebbe bisogno innanzitutto del cambiamento nella formazione, perché è ovvio che sia nei corsi di base, in questo caso di medicina, e che nei corsi di specializzazione sarebbe fondamentale poter introdurre questa, per dire, l'alimentazione, ma tutte le altre cose che abbiamo detto, le tecniche meditative, la psicoterapia. In tutti questi disturbi neurologici c'è sempre la componente psicologico-psichiatrica, sempre, o all'inizio, o nel mezzo della patologia, c'è sempre una condizione psichiatrica che viene normalmente trattata con i soliti farmaci, con risultati, insomma, scarsi. E quindi cominciano anche qui ad uscire lavori pubblicati su scala internazionale di terapie e di cure integrate, ad esempio del disturbo cognitivo medio, come si dice, che è un po' il gradino che poi porta all'Alzheimer normalmente. Ecco, cominciano ad esserci dimostrazioni che un trattamento integrato, fatto di alimentazione, di intervento di tipo psicologico, gestione dell'attività fisica, nutraceutici e quindi no, non farmaci, ma prodotti pensati, quindi non acqua fresca, prodotti pensati sulla base della letteratura che utilizzano aminoacidi, che utilizzano vitamine, che utilizzano piante, no? Queste cose insieme cominciano a dare risultati e questo è il futuro. Ecco, il cambiamento però è ostacolato. Lei che ne Ecco, infatti io le pensa? volevo chiedere se secondo lei i problemi di resistenza al cambiamento, a questo tipo di cambiamento derivavano più da problemi scientifici o più da problemi di sistema economico, di pressioni, di investimenti, visto che
E la stragrande maggioranza degli studi clinici è a carico delle aziende farmaceutiche che producono molecole, quindi esatto. Si spiegherebbe perché di questa prevalenza del determinismo molecolare. Esatto, mi pare che la sua diagnosi sia perfetta, nel senso che io poi queste cose le dico e le scrivo ripetutamente, cioè il problema principale non è tanto che le aziende farmaceutiche producano farmaci, che fa benissimo, è il loro lavoro. Il problema principale è un altro, che questo predominio, come lei diceva, dell'industria sulla ricerca condiziona la ricerca e condiziona poi successivamente le terapie, perché tutto viene basato sulle terapie cosiddette brevettabili. Quindi c'è un predominio delle terapie brevettabili, cioè terapie che io posso, piglio la molecola, magari la piglio da una pianta, magari la piglio da un alimento, però tiro fuori il cosiddetto principio attivo. Che il procedimento diventa brevettabile. Brevettabile perché poi ci prendo delle royalties. Ecco. Tutto questo, l'aspetto più negativo, per dirla in termini generali, è di tipo epistemologico, cioè è una distorsione nella ricerca. Le domande fondamentali che si fanno i ricercatori non vengono dalla loro testa e dallo studio dell'organismo, vengono dall'input della ricerca, e questo è il male fondamentale. Il male fondamentale che va corretto, e può essere corretto solo con intervento pubblico, solo se la ricerca diventa un fenomeno collettivo, un bene collettivo, un'esigenza collettiva, che comincia a finanziare ricerche che non hanno come obiettivo quello di produrre dei brevetti su farmaci, appunto, su terapie brevettabili, ma che hanno come obiettivo quello che abbiamo descritto, cioè riuscire a comprendere i determinanti di una malattia e impostare delle terapie integrate. Alcune saranno prodotti brevettabili, ma il grosso non sarà brevettabile, perché la psicoterapia non è brevettabile, la meditazione non è brevettabile, le piante non sono brevettabili, i nutraceutici sì, sono registrabili, ma non hanno quel livello di privatezza che ha il farmaco. Lo stesso integratore può farlo anche l'altra azienda X, perché poi è un... non contiene principi attivi dove c'è appunto standardizzati, dove c'è appunto il brevetto. Quindi questo è l'ostacolo principale, che è un ostacolo ormai che tutti coloro che non sono a libro paga delle industrie farmaceutiche dicono e scrivono. L'ultimo esempio, c'ho in mente un articolo di un anno fa di Silvio Garattini, che fa un'analisi, non fa medicina alternativa, quindi la persona al di sopra di ogni sospetto in questo contesto, che dice che fa un esame dell'Agenzia Europea del Farmaco, che è l'agenzia regolatrice per eccellenza, che valuta l'immissione nel mercato di un farmaco, e dice: negli ultimi 20 anni, da quando è stata istituita, c'è un peggioramento di che cosa? Del conflitto di interesse. Perché mentre 20 anni fa il 70% più o meno del budget dell'agenzia, e quindi dei soldi che permettono all'agenzia di funzionare, veniva dalle industrie, adesso circa l'85% viene dall'industria. In 20 anni è cambiato così tanto. È cambiato così tanto, dice Garattini, e quindi lui dice: ma com'è possibile che le persone che ricevono un salario, perché questo è, che ricevono un salario dalle aziende che devono giudicare, possono essere libere poi di emettere un giudizio sui prodotti che queste aziende, che sono i loro finanziatori, quindi un plateale conflitto di interessi che richiederebbe l'intervento pubblico. Questo è la storia. Quindi
la società, i cittadini, gli operatori devono prendere rapidamente coscienza che siamo arrivati ad un punto critico, perché ormai alcune patologie non si riesce più a curarle proprio per questo difetto di fondo. Ma lei saprà come me che una delle più importanti aziende farmaceutiche del mondo, che è la Pfizer, ha dichiarato pubblicamente che ha interrotto la ricerca sull'Alzheimer. Cioè, dopo 40 anni di studio e anche una grande quantità di denaro speso, in cui hanno spaccato il capello in quattro sulla proteina beta amiloide per capire come si forma la placca dell'Alzheimer, come interferire nella placca, dopo 40 anni ci dicono: scusate, ma non abbiamo cavato un ragno dal buco. Ma da che dipenderà questa cosa? Probabilmente dipenderà da come avete studiato sta malattia, perché il vostro interesse era quello di capire la dinamica molecolare per poter fare un farmaco e farci i milioni. Questo approccio ha dato risultati zero. Ma l'Alzheimer va curato. O comunque bisogna provarci in qualche modo a contrastare questa condizione. E allora bisogna cambiare strada, ma per cambiare strada ci vogliono finanziamenti e quindi ci vuole l'intervento del pubblico. Ultimo elemento fondamentale riguarda la formazione, perché è ovvio che se i nostri operatori e i nostri ricercatori vengono formati dagli operatori e dai ricercatori che sono formati dalla ricerca farmacologica, è ovvio che avremo delle menti inadatte a comprendere il nuovo, perché per poter comprendere il nuovo bisogna cercarlo. E se uno ha in testa un paradigma come quello che abbiamo descritto, ma non lo cerca e nemmeno lo vede, e quindi la cosiddetta innovazione non arriverà mai. Se avremo degli scienziati e degli operatori condizionati pesantemente dalle domande dell'industria farmaceutica. Volevo chiederle in ultimo che cos'è per lei salute che cambia, per aiutare... L'ultima domanda le volevo chiedere per aiutare chi ci segue a capire come può iniziare a fare un cambiamento per gestire la propria salute. Che cos'è per lei salute che cambia? Guardi, noi stiamo facendo oggi, in questi giorni, stiamo facendo un corso di meditazione. Questo è un metodo, il nostro, che si chiama PNEIMED, che significa meditazione ad orientamento PNEI. Che cosa insegniamo alle persone che vengono? Insegniamo innanzitutto a conoscersi sia dal punto di vista biologico, e quindi diamo delle informazioni di psiconeuroendocrinoimmunologia, e quindi raccontiamo a queste persone, che sono poi per lo più operatori sanitari, psicologi, medici, ma il nostro corso è aperto a tutti, quindi a persone anche non necessariamente professioniste della salute. Descriviamo le relazioni biologiche, tra la psiche e i sistemi biologici, e quindi forniamo a queste persone un quadro interpretativo di come funzionano. Perché il primo elemento di consapevolezza è sapere come funzioniamo. E poi diamo a queste persone degli strumenti di natura introspettiva di carattere meditativo. Cioè insegniamo a queste persone a rilassarsi. Nel rilassamento profondo una persona prende contatto innanzitutto col proprio corpo, perché è il primo esercizio che Antonia Carosella, che insegna meditazione in questo corso, il primo esercizio che propone è un esercizio di osservazione e di
del proprio corpo e di sentire il proprio corpo, cominciando dai piedi, arrivando fino alla testa. Questa percezione di sé e di come una persona è fatta anche dal punto di vista fisico incrementa la consapevolezza di sé. La consapevolezza è il primo passaggio fondamentale per il cambiamento, cioè quindi conoscersi, imparare a comprendere i propri punti deboli, quali sono le cose che non vanno nella propria vita, nel proprio comportamento, nelle proprie relazioni con gli altri, e cominciare a immaginare un possibile cambiamento, cominciando dalle cose apparentemente più semplici, anche se sono quelle determinanti, come abbiamo già detto, come mangi, come ti alimenti, quanti pasti fai, che caratteristiche hanno. In questo corso insegniamo anche il ruolo dell'alimentazione nel funzionamento dell'organismo, che vita fai dal punto di vista sedentarietà, attività fisica, che relazioni hai con le altre persone, la relazione con il partner, la relazione con i figli, la relazione con i colleghi di lavoro, cominciare a vedere, a vedersi e a vedere la propria vita, diciamo, da un punto di distacco, per poter capire i passaggi del cambiamento necessario. E questo, con l'aiuto della meditazione, è veramente possibile realizzarlo, perché la persona comincia a tranquillizzarsi, comincia a capire che i suoi problemi poi in definitiva non sono così diversi da quelli delle altre persone. Certo, gli sembrano problemi gravi, insormontabili, difficilissimi, però appunto cominciando ad ascoltarsi, cominciando a prendere contatto con se stesso, puoi anche comprendere che è necessario avere un aiuto da parte di un medico, un aiuto da parte di uno psicologo, un aiuto da parte di un terapista manuale. Quindi noi con questi corsi rispondiamo alla sua domanda, cioè quello di aiutare le persone a tracciare un cammino di cambiamento e quindi a prendere in mano la propria salute e poter gestirla al meglio. La cosa importante è che vengono da noi operatori sanitari e quindi anche persone che possono contribuire al cambiamento della salute più in generale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.